Bene, buonasera a tutti. Intanto voglio ringraziare Mirko Busto e anche Matteo Mantero per avermi invitata a parlarvi di queste tematiche. E, mio compito è di parlare degli alimenti e degli alimenti per la salute, sia dal punto di vista della nutraceutica e sia dal punto di vista anche di un aspetto che riguarda la dieta emozionale, cioè la dieta che noi facciamo dal punto di vista di come noi viviamo. Può sembrare una cosa poco medica, in realtà lo è molto, e vediamo come riesco a raccontarvi i dati scientifici che ci sono a questo riguardo. Come vi dicevo, stiamo parlando, il tema è legato alla sostenibilità, quindi parliamo di sostenibilità anche da un punto di vista economico, e ci sono due armi che noi abbiamo, che in realtà sono ancora poco considerate, che riguardano effettivamente la nutraceutica, cioè la funzione che gli alimenti rivestono dal punto di vista sia preventivo e sia terapeutico nella gestione della salute e della guarigione o comunque della cura anche di malattie, sia psichiche che somatiche, e dall'altra parte l'aspetto appunto della dieta emozionale. Vi citerò alcuni dati canadesi che riguardano il caso ISTDP, ma ve ne parlo nella seconda parte del mio intervento. Cominciamo con il discorso della nutraceutica. Mi piace, essendo un medico, citare Ippocrate, che è, direi, uno dei nostri padri e che già aveva delle intuizioni straordinarie, ed è sua la frase che leggete lì: la medicina sia il tuo cibo e il cibo sia la tua medicina. Allora, noi dobbiamo pensare che gli alimenti sono di fatto oggigiorno riconosciuti come dei modulatori anche dell'espressione genica. Il clima, l'ambiente, il contesto in cui le nostre cellule vivono è legato anche agli alimenti che noi introduciamo, e la memoria di una cellula si trasmette alle generazioni di cellule successive e modifica l'assetto del nostro corpo. Allora, quando noi parliamo di salute, noi abbiamo un potere di plasmare il nostro stato psicofisico, e l'idea, la vecchia idea della genetica come un patrimonio fisso, statico, immobile, il codice che ci veniva trasmesso in linea ereditaria, è completamente cambiata dal concetto di epigenetica, cioè come l'ambiente modula l'espressione dei nostri geni. Bene, l'ambiente è fatto delle nostre esperienze, di quello che noi viviamo e anche ovviamente di quello che noi mangiamo. Dobbiamo riconoscere un aspetto che credo che sia quotidiano per tutti quanti. Questa è una società, quando dico questa intendo la società occidentale, che ha un elevatissimo consumo di farmaci. C'è un utilizzo di farmaci per sintomi anche di lieve entità da parte dei consumatori e anche da parte dei colleghi medici. Arriva una persona in studio e faccio una prescrizione, che è sicuramente un atto medico, che è un atto anche simbolico, però indubbiamente non esiste una società che abbia utilizzato così tanti farmaci come la nostra. Eppure noi ci dimentichiamo che disponiamo di almeno 30.000 molecole attive negli alimenti, cioè molecole che hanno una ricaduta farmacologica, tant'è che parliamo di nutraceutici, che è una crasi che viene da nutrizione e farmaceutici, quindi sono dei farmalimenti. Allora, questo tema, come vedete, è stato recepito, lo vedete proprio indicato, già dal Parlamento europeo, e stiamo parlando di un regolamento che nasce nel 2002, quindi ben più di 10 anni fa. Eppure è ancora poco utilizzato, poco applicato dal punto di vista istituzionale, ma ci sono anche delle evidenze scientifiche a questo riguardo. Dovete sapere che il tema della nutraceutica nasce in realtà diversi anni fa. Vi ho citato il dottor De Felice, che negli anni 90, era il 1989, conia il termine nutraceutico e definisce il nutraceutico come un alimento che ha al suo interno una serie di sostanze che sono benefiche per la salute, che sono in grado di prevenire alcune malattie, e che sono in grado anche di essere degli agenti utili nel trattamento di malattie già consolidate o già manifestate.
distingue il nutraceutico dall'integratore. Quindi il farmalimento è l'alimento, quello che noi troviamo sulla nostra tavola, l'integratore è la sostanza che estraiamo da quell'alimento e che eventualmente decidiamo di implementare, cioè di addizionare al nostro cibo. Pensate a tutto quello che voi trovate anche nei supermercati, poi non voglio entrare adesso nella qualità e nella biodisponibilità di questi principi, perché poi si potrebbe discutere su questo, ma pensate a tutti quelli che sono i cibi addizionati, quindi addizionati di probiotici piuttosto che di acidi omega 3 e così via. Dovete pensare che ci sono ormai tantissimi studi che riguardano proprio l'efficacia di questi composti. E adesso io vi faccio alcuni esempi, semplicemente per darvi degli spunti, perché ovviamente non entro nel merito specifico degli effetti. Non è ovviamente questa la sede. Questo è quello che vi dicevo poco fa, semplicemente riassunto in questa diapositiva. Da una parte abbiamo i cibi cosiddetti funzionali o farmalimenti e dall'altra abbiamo gli integratori. Facciamo qualche esempio, leggiamolo insieme. Quercetina, questa è una sostanza che si trova disponibile in molti vegetali, mele, pere, cipolle, uva rossa, sedano, capperi. Cosa fa? Attiva dei geni antiossidanti e detossificanti. Voi sapete che tutte le malattie croniche, degenerative e anche i tumori sono legati, e lo sappiamo, ormai conosciamo alcuni degli aspetti fondamentali della genesi di queste patologie, sono legati agli aspetti dell'infiammazione cronica. E quindi questi agenti hanno un'azione nella prevenzione dell'infiammazione cronica e nell'azione detossificante a livello del sistema immunitario. Un altro esempio, il sulforafane. Sembra una parola molto difficile, in realtà è uno dei principi attivi più importanti di tutta la famiglia delle brassicacee, il cavolo, il broccolo, la rapa, ma anche nella rucola è presente. Agente antitumorale. Tra l'altro ha una specifica applicazione nei tumori del sangue, leucemie e linfomi, perché è un induttore di apoptosi. L'apoptosi è la morte cellulare programmata, viene dal greco apoptosi, era già un termine usato da Ippocrate e rimandava alla caduta spontanea delle foglie dagli alberi. Le cellule che fanno apoptosi muoiono spontaneamente. Capite quanto è importante indurre questo processo quando noi vogliamo prevenire una crescita di tipo tumorale, ad esempio. Il licopene, per esempio nei pomodori, nell'anguria, ci sono degli studi che collegano in maniera specifica questo nutriente con un'azione preventiva rispetto al tumore alla prostata. Andiamo avanti. Il sulforafane e licopene insieme hanno un'azione di regolazione della produzione di cellule cosiddette cancerogene o dell'arresto di questa produzione. Questi sono solo degli esempi. In realtà, come vi dicevo prima, abbiamo 30.000 molecole sulle quali sono stati fatti studi. Questi sono degli spunti per invitarvi, diciamo, per accendere una curiosità. Il tema fondamentale, io ho scritto anche un libro su questo che si intitola Anatomia della guarigione, il tema fondamentale che sta cambiando il paradigma medico e lo sta portando da una medicina che era molto molto centrata sull'individuazione di una causa esterna della malattia o di un agente responsabile di una malattia, a una medicina integrata che vede la malattia come l'esito di un processo, come immaginate una piramide rovesciata al cui apice c'è un evento che comincia ad essere uno squilibrio, per esempio uno stato infiammatorio cronico, un'acidosi cronica. Da qui accade una cascata di cambiamenti e voi dovete immaginare la piramide che si apre e arrivate a una base che è molto più larga, nella quale c'è stato uno squilibrio multisistemico e quanto più ampia è la base e tanto è più difficile ovviamente intervenire e modificarla. Ma tutto parte da alterazioni cellulari o ancora prima da alterazioni della membrana cellulare, da alterazioni del messaggio. Si dice che appunto è meglio prevenire che curare. Bene, adesso lo sappiamo che è possibile, abbiamo anche delle basi per agire in questo senso. Dovete considerare che per esempio l'OMS e la FAO già da diverso tempo hanno introdotto questa specie di slogan che leggete lì, Five a day the color way, cioè
come faccio? Perché magari voi vi state chiedendo, perfetto, tutto molto interessante, però io concretamente come faccio? Cioè come faccio a tradurre queste informazioni in pratica? Già l'OMS e la FAO ci hanno pensato dicendo iniziate ad introdurre almeno 5 porzioni al giorno di vegetali di diversi colori, perché questi funzionano da immunostimolanti e l'hanno chiamata immunodieta, cioè questi alimenti sono in grado di stimolare il sistema immunitario, che fino a prova contraria è l'arma migliore che abbiamo per contrastare qualsiasi tipo di processo degenerativo, molto meglio di un farmaco, molto meglio di una sostanza esogena che possiamo introdurre. Tanto per farvi un altro esempio, guardate come ci sono alcuni composti, sempre di origine vegetale, che sono degli antitumorali naturali. E li vedete lì. Mirtilli, fragole, aglio, uva, agrumi, ce ne sono molti altri, questo è solo un esempio. E il dato interessante è che stiamo recependo come medici sempre di più questo tema, perché ad esempio il 25 aprile siamo a Milano a parlare di cancro. Dal punto di vista della medicina integrata ci sarà un convegno, mi fa piacere renderlo noto, sono il direttore scientifico di questo convegno e parliamo proprio di questi aspetti. L'altro tema della nutraceutica riguarda gli integratori. Allora, io personalmente credo che si debba partire prima dall'alimentazione e prima dal potere che gli alimenti hanno. Però è chiaro che può essere molto interessante anche utilizzare l'integratore nel momento in cui ci siano delle alterazioni, nel momento in cui ci siano degli squilibri. Personalmente, come medico, è quello che faccio. Utilizzo delle integrazioni di tipo nutraceutico. Qui soltanto alcuni esempi. Gli omega 3, per esempio, che sono stati tra i primi nutraceutici, hanno enormi benefici sia sul sistema cardiocircolatorio che sul sistema immunitario, anche sulla psiche. Io sono una psichiatra, quindi prima di tutto mi sono occupata, adesso faccio il medico integrato, per cui mi occupo di psicosomatica, però sicuramente l'area della psiche è uno dei miei principali campi di indagine, e ci sono tantissimi studi sugli effetti che gli omega 3 hanno, per esempio anche sulla depressione o su alterazioni del controllo degli impulsi, ad esempio sull'aggressività nei bambini e così via. Gli amminoacidi, il glutatione, il germanio, ve li voglio citare soltanto perché voglio darvi uno spunto, non mi soffermo su ognuno di questi, ma potete andare e vedere la quantità di studi che ci sono sugli effetti anche farmacologici. Pensate che in Finlandia, per esempio, l'amminoacido lisina è stato studiato nell'impiego nella schizofrenia con dei risultati che erano paragonabili all'impiego di alcuni neurolettici. Quindi la ricerca sta molto avanzando da questo punto di vista. Integratori, amminoacidi, ma anche oligoelementi, per esempio lo zinco. Studi americani ci indicano che quando c'è uno squilibrio di tipo psicologico di qualsiasi natura andrebbe sempre implementato lo zinco. Il magnesio, tutti i disturbi del sonno, disturbi dell'umore, irritabilità. Pensate che per esempio dall'acido lattico si ricava una molecola, il lactium, la vedete in mezzo, la formula di struttura, che è in grado di agire sullo stesso recettore delle benzodiazepine, ma con una modalità che mima le molecole endogene, cioè quelle prodotte dal nostro corpo, e quindi va incontro ad una metabolizzazione completamente diversa da quella del farmaco ed evita la assuefazione e così via. Quindi abbiamo dal punto di vista degli alimenti, di quello che è la nostra dieta, dal punto di vista dei nutrienti, abbiamo grandissime possibilità, abbiamo un potere in mano che credo possiamo iniziare ad utilizzare. L'altro punto di cui vi voglio parlare, che è l'ultima parte della mia relazione, riguarda invece quello che noi mangiamo, non dal punto di vista alimentare, ma dal punto di vista della nostra vita. E voi direte che cosa c'entra? In realtà c'entra moltissimo, perché negli ultimi 10-15 anni le neuroscienze hanno cambiato completamente il paradigma medico, dimostrando che le emozioni, questi fatti che sembrano impalpabili, appannaggio della poesia, appannaggio della letteratura, in realtà sono dei fatti fisici, cioè hanno delle vie di scarico a livello neurovegetativo ben precise, hanno una risonanza a livello multisistemico nel nostro corpo e si traducono in messaggi di tipo ormonale, di tipo immunitario, citochine, proteine, e quindi rappresentano a tutti gli effetti dei fenomeni fisici. Ci sono veramente
tantissimi studi, una pletora di studi che riguardano il rapporto che c'è tra emozioni e patologie, sia psichiche che fisiche. Bene, oggi disponiamo di alcune tecniche che sono tra l'altro scientificamente validate da più di 10 anni, che sono in grado di agire proprio su questo fronte. E vi faccio semplicemente un cenno su queste perché in altri stati, uno fra tutti il Canada con cui io collaboro stabilmente da anni, hanno cambiato le politiche sanitarie e hanno permesso di abbattere la spesa sanitaria in maniera significativa. Vi mostro questi dati perché questo è uno dei miei sogni, quello di vedere in Italia riprodotto quello che ho visto in Canada. C'è una tecnica che si chiama ISTDP, in realtà è una tecnica di psicoterapia breve, è scientificamente validata, se ne vedono i risultati anche sul metabolismo cerebrale, sull'attivazione del sistema parasimpatico. Io collaboro con il Canada rispetto a questa tecnica da diversi anni. E la cosa interessante è che è stata applicata anche, insieme all'integrazione nutraceutica, negli ospedali. E vediamo cosa succede. Ci sono diversi studi che sono pubblicati e che trovate tranquillamente online nel sito che l'ha segnalato e come vedete riguardano l'applicazione ospedaliera e in pronto soccorso di questa tecnica, che è una tecnica breve, e l'applicazione anche nel caso di patologie mediche multisistemiche. Stiamo parlando della cefalea cronica, dell'ipertensione, del colon irritabile, ma anche della sclerosi multipla, della fibromialgia, dell'endometriosi, cioè una casistica ad ampio spettro, oltre a tutta la casistica psichica. Guardate che cosa succede. Una media di 7 sedute, come vedete, sono già più di 10 anni, siamo nel 2002, La correlazione con l'uso di farmaci, un anno prima, vedete a sinistra nel grafico a sinistra l'istogramma in rosso, un anno prima dell'applicazione di questa tecnica, com'era il consumo di farmaci, guardate un anno dopo come è diminuito. Guardate l'utilizzo del sistema sanitario, guardate il riferimento normale, guardate quello che succedeva prima dell'applicazione della tecnica, istogramma in rosso prima dell'applicazione, verde riferimento normale, blu quello che succede dopo. Guardate la caduta dell'utilizzo del sistema sanitario. Cosa vuol dire? Riduzione del numero di visite e riduzione dell'assunzione di farmaci. Andiamo avanti. Guardate i costi totali del personale medico e degli ospedali. Come vedete, la riga continua ci fa vedere quello che succedeva prima dell'applicazione e dopo. La linea tratteggiata in blu sono invece i controlli, cioè le persone che non hanno avuto accesso a quel tipo di trattamento. Numero di visite ripetute in pronto soccorso. Vedete i controlli e vedete che cosa succede dopo l'applicazione del lavoro emotivo. In ospedale, in pronto soccorso o nel reparto ospedaliero. Questa è la stessa, è un grafico molto simile, però la cosa interessante è che questo studio è stato fatto su tutti i pazienti trattati in 10 anni e quindi ha una numerosità molto più alta, sono circa 1000 casi, 900 casi. E come vedete sono stati fatti anche dei calcoli che riguardano la spesa sanitaria. E guardate come per ogni paziente, la riduzione della spesa sanitaria era equivalente, dopo un trattamento di 7 sedute con questa tecnica, a quello che sarebbe stato il costo di 70 sedute di psicoterapia. Quindi, considerando la riduzione delle terapie farmacologiche, i giorni di ospedalizzazione, i trattamenti chirurgici evitati, i costi medici, i costi correlati alla disabilità, ad esempio il numero di giorni di inabilità lavorativa, in un follow-up di 3 anni, quindi 3 anni dopo l'utilizzo di queste tecniche implementate anche con la nutraceutica, è stato calcolato che questo tipo di trattamento e questo tipo di approccio abbia ridotto, cioè abbia permesso un risparmio dal punto di vista sanitario pari a 20 volte il suo costo. Tant'è che questo è stato introdotto stabilmente in Canada, in tutti gli ospedali e in tutte le cliniche universitarie, e nel 2010 hanno vinto questo Quality Award per proprio la qualità del servizio sanitario e l'efficacia. E da ultimo, questo stesso modello
ha adesso, negli ultimi 2 anni, trovato un'applicazione in Canada, perché io mi occupo di quel modello, poi sicuramente ci sono anche altri stati, però è quello che al momento ha una validazione scientifica più stringente, ha iniziato ad essere applicato anche nelle scuole. E siccome mi sembra che parliamo anche di mense scolastiche oggi, nutraceutica, quindi ricezione del dato alimentare e applicazione non già di un trattamento emotivo, ma di una scuola delle emozioni, che in Italia abbiamo inaugurato con il nome di Empateia, che ha a che fare appunto con l'empatia. Questo adesso ha iniziato a modificare, per esempio, i fenomeni di bullismo, per esempio, l'insorgenza del diabete infantile, per esempio, le intolleranze alimentari. Quindi ci sono una serie di dati che però non vi produco perché non sono ancora definitivi, quindi non c'è ancora niente di pubblicato perché questo è l'ultimo progetto. Però anche dal punto di vista di come noi possiamo approcciarci ai più piccoli, all'infanzia, che poi di fatto sono coloro che saranno gli adulti di domani, credo che questo sia un dato fondamentale. E chiudo la mia relazione con una citazione di una favola, degli indiani d'America. Dovete sapere che in Canada c'è un forte substrato, sociale ancora legato a queste culture che hanno una forte correlazione, una forte connessione con la natura, che probabilmente è quello che noi adesso andiamo ricercando. Allora, questa favola dice che un giovane chiede al nonno, gli dice: "Ci sono due lupi dentro di me. Uno vuole uccidere e distruggere. L'altro creare pace e portare bellezza. Quale dei due vincerà, nonno?" E il nonno gli risponde: "Quello dei due a cui tu darai da mangiare." Allora riflettiamo bene su che cosa mangiamo e a quale dei due lupi diamo da mangiare, perché questo può fare la differenza. E io vi ringrazio.